benvenuti o bentornati in un video del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Oggi ci occupiamo delle tradizioni iniziatiche dell'Ottocento e del loro profondo legame con la cultura del tempo. Nel corso dell'Ottocento si assiste ad un vero e proprio rinascimento di svariate tradizioni esoteriche e iniziatiche. Per capire il motivo di questo revival è fondamentale capire il contesto culturale, sociale, filosofico, anche politico e religioso in cui i protagonisti di questo momento sono vissuti. Innanzitutto dunque bisogna capire il romanticismo, che è stato uno dei movimenti culturali più vasti e determinanti del XIX secolo. Il romanticismo è stato appunto un movimento culturale, nato inizialmente un po' come una contrapposizione all'illuminismo che aveva dominato il Settecento. Il romanticismo nasce in Germania per poi approdare in Inghilterra e in tutta l'Europa del XIX secolo. Germania, Inghilterra, non a caso due aree geografiche particolarmente interessate da questa rinascita delle tradizioni esoteriche. La stessa parola romanticismo rimanda a qualche cosa di astratto, qualcosa di irrazionale ma di molto suggestivo. Il romanticismo ritiene sostanzialmente l'illuminismo deficitario di parecchi elementi, ritiene che non riesca a inquadrare l'uomo nella sua totalità, perché piaccia o meno, volenti o nolenti, l'uomo è anche fatto di irrazionalità, è fatto di intuizioni, è fatto di visioni, è fatto di sogni, è fatto di mistica, è fatto di potenti e grandi emozioni. Ecco, il romanticismo vuole prendere tutto questo e riabilitarne la dignità di strumento di conoscenza e di analisi del reale. Non a caso il romanticismo vuole infatti ridare dignità anche alla spiritualità, cioè a quell'aspetto irrazionale dell'uomo che nei secoli dell'illuminismo era stato equiparato in modo molto generico a mera superstizione. Ridare dignità alla spiritualità significa infatti attribuire importanza più in generale alla manifestazione dell'immaginazione, dell'ispirazione artistica, dell'intuizione e delle grandi emozioni. Non a caso il romanticismo è un periodo costellato da pittori, poeti e romanzieri di levatura sublime: Schlegel, Novalis, Coleridge, Wordsworth, Madame de Stael e molti altri. Il romanticismo tende anche a valorizzare la diversità e infatti è affascinato dall'esotismo, che si sviluppa sia in senso spaziale, con un grande valore attribuito ai viaggi, soprattutto ai viaggi in paesi lontani, e non a caso alcuni grandi protagonisti delle tradizioni iniziatiche della seconda metà dell'Ottocento sono innanzitutto dei grandi viaggiatori, che riportano dall'Oriente mode, sensi estetici differenti, idee, abitudini, persino valori che con un po' di riadattamento si sposano alla perfezione con gli ideali del romanticismo. Però l'esotismo dell'Ottocento si sviluppa anche in senso temporale. Il romanticismo comincia a guardare indietro nel tempo ed è affascinato da tre elementi in particolare: l'antica Grecia, il Medioevo e infine l'Egitto. Ebbene sì, l'Ottocento è il secolo in cui ci si innamora dell'Egitto e non a caso ancora una volta i protagonisti delle tradizioni iniziatiche di fine Ottocento riprendono tanto dall'Egitto in modo storicamente più o meno fondato, ma l'Egitto diventa un punto imprescindibile per i vestiti, per le vere o presunte ritualità, per la moda, per tutto, un vero e proprio mal d'Egitto. Già nel tardo Settecento si erano moltiplicati i resoconti di viaggio in Egitto, che era visto come una tappa fondamentale nel processo di formazione culturale. Nel 1770 Giovanni Battista Piranesi aveva pubblicato un'opera fondamentale di architettura di interni che suggeriva lo stile all'egiziana, e nello stesso anno il Caffè degli Inglesi in Piazza di Spagna era stato arredato proprio in stile orientale. Due anni dopo in Vaticano viene allestita la famosissima Sala dei Papiri, e la stessa Maria Antonietta di Francia aveva fatto arredare i palazzi di Versailles e Fontainebleau in stile neo-egizio. Il grande Mozart dedica nel 1791 il Flauto Magico proprio all'Egitto, un'opera peraltro di grande impronta esoterica scritta da un grande musicista che era anche un esoterista. Con l'Ottocento inizia un vero e proprio culto della civiltà egizia, un fenomeno di massa, di costume, alimentato ovviamente da quelle scoperte, da quei ritrovamenti che erano stati conseguenza anche della campagna d'Egitto di Napoleone, e proprio in età napoleonica il Museo Louvre fu arredato in stile egizio. La passione per l'Egitto che caratterizza l'Ottocento si concretizza
anche nel finanziamento di continue campagne di scavo che immettono nel mercato antiquario tantissimi pezzi di incalcolabile pregio e animano le grandi collezioni e i grandi musei. Peraltro lo stesso concetto di museo assume nell'Ottocento un'importanza determinante. Nasce proprio il museo, questo luogo dove si raduna il sapere, quindi da un lato un luogo di scienza, ma dall'altro anche un luogo di mistero, uno show delle meraviglie che riunisce in sé due epoche, l'illuminismo, la scienza, la ragione da un lato, ma dall'altro la bellezza, la forza, il titanismo del passato e il mistero. Il museo diventa un simbolo nel percorso dell'Ottocento, il simbolo del rinnovamento dell'umanità. Così l'immaginario dell'antico Egitto, con le sue divinità, i suoi costumi, la sua arte, iniziò a rappresentare in generale il simbolo di una vita rinnovata, lontana dall'omologazione borghese che già si stava insinuando nella vita di un'Europa altamente industrializzata. Non stupisca dunque ritrovare in molte tradizioni esoteriche iniziatiche di questo tempo un costante richiamo all'Egitto, alle sue deità, ai suoi costumi, un richiamo, come abbiamo già detto, più o meno storicamente fondato sulla sua magica sapienza. Il romanticismo, si è detto dunque, vuole rigettare l'omologazione e andare a indagare le mille sfumature dell'animo umano, alla ricerca di un nuovo modo di intendere i molti strumenti che l'uomo presenta per rapportarsi alla realtà. Da questo bisogno ne nascono non solo diverse forme di spiritualità, ma anche i grandi romanzi dell'Ottocento, capolavori della letteratura mondiale che introducono per la prima volta personaggi complessi e pluridimensionali. Nel riscoprire e valorizzare la parte più irrazionale dell'uomo, il romanticismo recupera anche la cosiddetta tensione verso l'infinito, un tema che domina l'arte e la filosofia del XIX secolo e che sfocia nel titanismo, cioè nella statura eroica di un uomo che è colto nel suo eterno combattere fra un desiderio di infinito, appunto, e la straziante condizione della limitatezza. Dal titanismo sorge così l'immagine dell'eroe romantico, che assomiglia molto a quello greco, ma che si caratterizza per grandi emozioni, vissuti interiori profondissimi, che hanno l'ambizione di riassumere in sé il senso della vita stessa. L'eroe dell'Ottocento non è sempre vincente, ma non di meno è un eroe, non va quindi confuso con l'antieroe, anzi, l'eroe romantico è eroe per la sua stessa presa di coscienza della realtà e per la sua lotta. Egli infatti è l'uomo del sublime, cioè l'uomo che riesce ad entrare in comunione con quell'emozione intensissima e indefinita che si crea dal contrasto fra l'immensità e la finitezza. Naturalmente, un simile atteggiamento verso la vita non può che rivelarsi unico per ciascun soggetto. Ne nasce una percezione relativa e soggettiva della verità che perde la sua spinta universale obiettiva. Anche questo aspetto si riversa nel titanismo caratteristico delle aspirazioni dell'iniziato dell'Ottocento, che si autopercepisce proprio come un eroe titanico in lotta contro le forze dell'universo per elevarsi alle stelle, sfidare gli dèi e dimostrare di meritare di andare oltre la media comune degli uomini. Considerato il periodo storico, non sorprende come gli ideali del romanticismo siano convogliati anche nell'ideale della nazione. Se l'illuminismo livellava nell'universalismo, il romanticismo rivaluta, si è detto, la diversità e lo fa anche nel nazionalismo, nella valorizzazione del concetto di tradizione culturale legata al territorio. Perché per i romantici la natura è una forza viva e vitalizzante che riflette e si riflette nelle emozioni dell'animo umano che la osserva. Se la razionalità, si chiedono i romantici, non è in grado di cogliere il senso ultimo delle cose della vita, potrebbe forse farlo un'intuitiva immersione nel sacro che proviene dalla bellezza e dall'assolutezza della natura? Le dottrine orientali, una rinnovata attenzione per la complicità con la natura sono dunque altri motivi portanti della sensibilità esoterica del XIX secolo. Da un lato, la volontà di lasciare che il sacro riemerga spontaneamente attraverso un percorso di intuizione. Un'intuizione sublime che nasce da una comunione profondissima con la natura. Dall'altro, una ribellione a una vita borghese, intesa come una vita omologata, quella vita omologata che è l'anteprima della vita dei paesi in forte industrializzazione e per certi aspetti è l'anteprima della vita alla quale ancora oggi noi sogniamo di ribellarci, perché è percepita come standardizzata, come svuotata di non solo libertà ma proprio di umanità. La filosofia dell'età romantica è ben rappresentata dalla corrente dell'idealismo tedesco, rappresentato a sua volta da titani del pensiero come Fichte, Schelling o anche Hegel.
Schelling, che è tedesco e nasce alla fine del Settecento, scrive il sistema dell'idealismo tedesco. È il filosofo che forse meglio di tutti sintetizza in sé il romanticismo, elevandolo alla superiore dimensione filosofica che si riversa anche nella concezione estetica e artistica. Fichte, che vive a cavallo fra il Settecento e l'Ottocento e scrive La dottrina della scienza, ambisce a fare della filosofia un sistema assoluto e perfetto e crea la dottrina dell'io infinito, che crea la natura attraverso un processo dialettico. Ma Fichte e Hegel sono un po' complicati e magari gli dedicheremo un video a parte. Però è essenziale ricordare come il ruolo dell'io nella determinazione della realtà, tipico di molte correnti spirituali iniziatiche del XIX secolo, sia profondamente influenzato proprio dall'idealismo e da Hegel in particolare. Del resto, l'iniziato dell'Ottocento, a differenza di quello del secolo precedente, non cerca per forza una società egualitaria, dinamica, nella quale portare gli esiti di un percorso collettivo dalle tenebre alla luce della ragione, bensì cerca un titanico ed eroico, appunto, percorso personale, talvolta anche solitario, di connubio con l'infinito e l'assoluto. L'iniziato dell'Ottocento ha caratteristiche meno politiche e più eroiche, profetiche, titaniche, e allora non si può non citare Friedrich Nietzsche. Il periodo in cui Nietzsche scrive va dal 1870 al 1890. È un periodo in cui, accanto alle esasperazioni del tardo romanticismo, si afferma il positivismo. L'idealismo romantico e il positivismo sembrano per molti aspetti due concezioni radicalmente opposte. Dunque la fine del XIX secolo presenta una frattura a livello intellettuale, culturale e filosofico. Il positivismo, come l'illuminismo del Settecento, nasce in Francia. E un po' come il romanticismo vuole essere una reazione all'illuminismo, il positivismo è in un certo qual senso una reazione alle esasperazioni del romanticismo. Ma i due movimenti, nonostante le differenze, sono accomunati da alcuni aspetti di fondo molto importanti. Entrambi concepiscono la realtà come una totalità processuale necessaria e tendono a considerare il mondo finito come una manifestazione di una realtà infinita. Nella nascita della tragedia, Nietzsche mette in rilievo il fatto che ciò che informa l'arte è uno spirito irrazionale, dionisiaco, mistico, vitale nel senso più ampio del termine. Anticipando Freud, trova le fondamenta dell'essere umano non già nella razionalità, ma proprio in questo impulso vitale e costruttivo che è fatto di irrazionalità. Pan, Dioniso sono le nuove deità del tardo Ottocento che lasciano progressivamente il posto alle deità egizie, che erano di moda prima, a rappresentare proprio questo terremoto interiore dell'uomo di fine secolo, un uomo che deve andare oltre la realtà comune, deve andare oltre i banali strumenti dell'osservazione della realtà, ma senza per forza rifugiarsi nei paradisi metafisici. Infatti Nietzsche parla addirittura della morte di Dio e individua il cuore di questo spirito proprio qua nell'immanenza dell'azione umana, nell'agire costruttivo e ideativo costante dell'uomo. Non a caso molti motivi iniziatici che nascono a cavallo fra il XIX e il XX secolo tendono a una riscoperta della vera natura dell'uomo, a un superamento del passato, sposando in un certo senso positivismo e romanticismo, Nietzsche, Schopenhauer, Freud e scienza. Anche Nietzsche parla della necessaria liberazione dell'uomo che avviene attraverso l'emancipazione dalla finzione e da tutto ciò che limita la creatività della vita. E come abbiamo già detto, l'inno a tutto questo sono deità come Pan e Dioniso, che sono immagine attiva, archetipo della volontà di potenza. Dunque questi non sono che alcuni piccoli aspetti che determinano le caratteristiche più importanti dei movimenti esoterico-iniziatici della fine, della metà e della fine del XIX secolo. Io spero che voi vi siate divertiti. Faremo magari un altro video sull'argomento un po' più approfondito, soprattutto per specifiche tematiche. Questi video hanno soprattutto l'intento di essere degli spunti poi per approfondimenti personali. Comunque, se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e migliorare, e se volete offrirci un caffè, cosa che ci farebbe molto piacere, nel box informazioni trovate tutti i link utili. Nel frattempo iscrivetevi, condividete, commentate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.